Ciao amici, vediamo insieme questa ricetta della pasta genovese, che è una ricetta napoletana, della tradizione napoletana, fatta con verdure e carne, è un ragù bianco. A me è piaciuta tantissimo, e l'ho rifatta per voi. Andiamo a vederla. Allora, per questa pasta c'è bisogno di cipolle, carote, sedano e carne di manzo, di girello. In antichità questa ricetta nasceva soltanto con queste verdure, poi è stata aggiunta la carne. Come vedete ho fatto tutto a pezzettini, ho tritato finemente e messo a rosolare con l'olio. Questa è la carne che ho fatto a pezzettini, io l'ho passata un attimino in padella, ma la ricetta dice di versarla direttamente sulle verdure una volta rosolate. Io ho messo soltanto due cipolle, ma questa ricetta ce ne vanno tante. La cipolla è l'elemento essenziale di questa ricetta, insieme al sedano e alle carote. Ho allungato con il brodo mano a mano e fatto cuocere. La cottura dovrebbe essere all'incirca di 3 ore, però quando vedete che la carne è bella morbidissima, che si scioglie quasi, qui ho tolto un po' di carne perché era troppa, quella la servirò come secondo. Ed ecco qua, vedete il mio ragù alla genovese è pronto, vedete con la forchetta si spezzetta bene bene la carne, si scioglie bene e quindi posso procedere alla cottura della pasta. Io userò i ziti, ma la pasta indicata sono proprio le candele o cannacce come le chiamiamo noi a Roma. Eccole qua. Il profumo è buonissimo, ho già sentito, ho assaggiato il ragù, è molto buono. Io ho versato direttamente dentro il ragù, però altrimenti potete mettere il sugo sopra, sulla pasta, procedete come volete. Bene, amici. Vi assicuro che è buonissima, provate a farla. Ciao, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.